chiesto al signor sindaco di parlare in quanto familiare di uno dei superstiti di Vercello e il signor sindaco mi ha appena detto che non mi dà la parola. Quindi quello che devo dire lo dirò in altra sede. Ho iniziato diciamo come assessore all'autura 25 anni fa, la ricorrenza veniva celebrata ogni 10 anni. Con solennità, in maniera ci mantenerebbe altro ineccepibile, ma ogni 10 anni era sembrato un po' poco perché le persone vengono a mancare, testimoni diretti e forse un impegno più diretto, più concreto, più continuativo era necessario. E quindi io credo che questa operazione che abbiamo fatto tutti gli anni sia stata un'operazione necessaria e giusta. Devo anche dire per dovere che a questa manifestazione sono presenti i familiari di Osvaldo Toci, che è uno dei partigiani citati nel libro di Lazzaro Vangelisti. La loro idea sulla strage è sostanzialmente diversa dalla tesi di Lazzaro. Noi non siamo a celebrare né a fare una requisitoria sulla questione storica e sulle idee e su quello che su come si è svolto. Noi siamo qui a celebrare le vittime di Vercello e a ricordare il loro sacrificio, perché in questa maniera possiamo simbolicamente ricordare tutte le vittime di violenza, le vittime giustamente colpite dalla violenza. E di comune accordo con i familiari, con l'AMPI, quindi abbiamo chiesto il buon intervento, ma preferiamo mantenere gli interventi istituzionali così come erano stati previsti. Detto questo, oggi è anche una giornata importante, perché voi sapevate che 25 anni fa noi avevamo pensato al luogo dove la strage è avvenuta, un luogo fisico, un luogo ameno, come si dice, un luogo bello, bellissimo. Luogo che se ci si mette a pensare quello che è successo, è un luogo che fa venire solo in mente cose belle: i miei, il bosco, la strada, la casa in rovina. La casa in rovina, però, la casa in rovina, dice questa voglia di dare un luogo fisico anche alla memoria. E quindi questa idea di fare qualcosa di concreto per il luogo fisico c'era da subito, c'era già allora. In questi anni alcune operazioni sono state fatte. Innanzitutto, all'epoca era assessore alla cultura Rondoni, perché 10 anni fa si cominciò a lavorare per un sentiero della memoria, un sentiero condiviso sulle stragi di questo territorio, la più vecchia, appunto assieme, passando da Vercello fino a Podernone. Un sentiero ideale che è stato realizzato, è stato finanziato, è stato strutturato, sulla quale ci mettiamo risorse per renderlo tutti gli anni, diciamo, ancora praticabile. È stato un primo passaggio importante. Su questo primo passaggio dovevamo fare qualche altra operazione, e su questo primo passaggio pensavamo a un punto dove poter sostare, riflettere, un punto dove si potesse pernottare, magari si potessero passare delle ore in quel caso in piacevole compagnia, ma utilizzando la piacevole compagnia, la convivialità, per fare qualcosa di positivo per il nostro spirito, per la nostra capacità di riflessione su quel periodo e sulle vittime. Ecco, ora, proprio in questi giorni, insieme alla proprietà, sono stati fatti alcuni lavori, è stato rimesso l'infisso, è stato riadeguato una parte dell'immobile, una piccola parte dell'immobile appunto a punto tappa. Siamo andati a portare la corona, a depositare la corona, la croce che sta su davanti al Vercello, e in maniera simbolica però concreta il direttore aziendale a nome della proprietà ci ha consegnato le chiavi di Vercello. Le chiavi. E adattata, dove dovremmo fare ancora qualche lavori, dovremmo trovare il sistema di metterci qualche servizio igienico, ma nella quale potremo da subito, tra poco tempo, riportare alcuni dei mobili della famiglia in maniera simbolica, quale potremmo rimettere un po' qualche letto a castello, una cucina economica, magari qualcosa
che ridia il senso del calore della comunità in un luogo che ricorda invece tanta violenza e tanta indipendenza. Quindi questo io credo sia un passaggio fondamentale, un primo step, non è mai un punto di arrivo, queste cose non arrivano mai. È compito nostro, è compito della comunità, di Pomino, è compito della sezione ANPI, poi dell'amministrazione, di continuare a lavorare su quel luogo per fare in modo che medio periodo possiamo riuscire a dare vita a questa struttura, a trovare un sistema gestionale più razionale possibile, così da rendere questo punto una struttura importante per tutto il sentiero della memoria e possa essere il collegamento ideale tra questi luoghi di queste stragi efferate. Però credo sia davvero un risultato importante, fino all'ultimo praticamente era stato in bilico come capacità fisica di lavoro, ma poi alla fine le ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro e da stasera il testimone è passato e poi tocca a noi renderlo un primo step importantissimo. E la chiave, con la delibera che proveremo penso mercoledì in giunta, simboleggia appunto la convenzione tra l'amministrazione e la proprietà che destina questo immobile appunto tappa del percorso della memoria. Quindi questa era doverosa. Un po' una sorpresa la stessa sezione ANPI, ma francamente non sapendo se ce la facevamo o no, abbiamo preferito non rischiare. Quando le sorprese sono piacevoli. L'altra questione riguarda quello, il percorso, consentitelo, ormai questo è l'ultimo anno che sono sindaco, però permettetemi. Quello che abbiamo fatto in questi anni è qualcosa di importante, perché vedete, ricordare le vittime, pensare alle vittime, ci ha permesso ogni anno di riflettere su tutte le vittime, su ogni vittima, ci ha permesso di riflettere su ogni violenza, ci ha permesso di guardare dentro noi stessi e poter pensare, poter elaborare alcune riflessioni su quello che ci circonda, sul mondo che ci circonda. Non è mai banale, questi non sono temi mai banali. È chiaro che se lo spunto deve essere solo celebrativo, meramente celebrativo, poi se ne perde un po' il senso, forse si sminuisce anche il valore di quello che facciamo. Ma in questi anni io credo la vostra partecipazione, il calore con il quale avete seguito le manifestazioni, quando c'è tempo bello ve lo ricordate tutti, a volte ci sono 200-300 persone, insomma, vuol dire che la cosa è riuscita, l'operazione è riuscita. Ed è un'operazione che è andata di pari passo insieme alla costituzione della sezione ANPI. È chiaro che queste cose non le può fare l'istituzione. L'istituzione può dare via, può dare là, può essere franco, può essere uno strumento, ma se non c'è un associazionismo, un gruppo di persone che dedicano il loro tempo a supportare questa attività con azioni concrete e continuate, questo diventa difficile e complicato. Io credo che possiamo dire che in questi anni questo tipo di progetto che abbiamo iniziato abbia avuto esito felice, sia riuscito bene. Il punto tappa, così come il sentiero della memoria, così come le vostre partecipazioni annualmente sempre presenti, sono questo. Significa che anche in un piccolo posto sperduto come Berceto, bello ma sperduto come Berceto, possiamo fare memoria celebrativa, ci mancherebbe altro, ma possiamo riflettere su quello che ogni singolo fatto di abuso di violenza, di sopruso della violenza gratuita, possa dare origine a una riflessione, ci possa far riflettere. Se tutti questi piccoli posti che sono sparsi per tutta l'Italia, per tutta Europa, danno questo piccolo contributo, ecco, è un po' di consapevolezza. Nasce, perché voi ricordate che una delle manifestazioni 3-4 anni fa avvenne quando ci fu la tragedia del barcone dei migranti che si rovesciò con 380 persone in fondo al mare. Non è che non c'è un collegamento, un grande collegamento, vuol dire che l'insensibilità, vuol dire che l'interesse o il disinteresse, vuol dire la superficialità dell'analisi di quello che ci circonda, vuol dire che quello che facciamo quotidianamente
deve essere sempre collegato a motivi attuali, a una spinta emotiva attuale, a un qualcosa che ci permette di agire nella società che ci circonda in maniera positiva, cercando per quello che possiamo di collocare queste azioni nella costruzione di valori più o meno condivisi, più o meno, perché è impossibile che la si veda della stessa maniera, ma la solidarietà verso chi soffre non può avere un colore politico, non può essere disgiunta dalla sensibilità personale. Se non abbiamo questo nella nostra matrice personale, non abbiamo questo nella nostra coscienza, diventa difficile farsi qualsiasi celebrazione. E quindi quello che abbiamo fatto in questi anni, insieme a tutti voi, la presenza delle istituzioni lo testimonia, la vostra partecipazione, il vostro affetto, la difficoltà di ricordare anche dei parenti, tutto questo conforta questa visione delle cose. Lavorare perché ci sia una sensibilità verso chi soffre, verso i temi, perché no, di volta a volta anche attuali. Abbiamo affrontato, non che ne ero d'accordo, ma abbiamo affrontato il tema del referendum costituzionale, una manifestazione, abbiamo affrontato i temi del lavoro. Laddove c'è opportunità di riflettere sull'oggi, io credo che prende senso, davvero senso, prende significato nel celebrare avvenimenti anche un po' lontani come la strage di Berceto. L'ho detto e lo ridico, quando la nostra sensibilità diretta, la nostra conoscenza delle persone che hanno sofferto quei momenti, quando non ci sarà più chi potrà ascoltare Vera direttamente e raccontare quei momenti, quando perderemo questo contatto con questo pezzo di storia, rimarrà solo la capacità delle istituzioni di far diventare questi luoghi simboli. Perché Stalin diceva una cosa ghiacciante, diceva che la morte di un uomo è una tragedia enorme per ogni famiglia, la morte di milioni di uomini è una statistica. Se lo rapportiamo a quello che studiamo sulla storia, nessuno di voi, compreso io, prova nessun senso di sofferenza verso, che ne so, i morti romani di Cannae, che sono stati 50-60.000. Lo studia, non ha nessun effetto interiore, no? Però guardate, se facciamo questo, se traduciamo questo in sensibilità, ecco, l'unica possibilità che questi eventi rimangano significativi per la nostra società, per i nostri luoghi, per le nostre amministrazioni, è che le istituzioni, le associazioni, tutti quelli come voi oggi che sono qui stasera, facciano la loro parte perché diventino simboli importanti del nostro vivere quotidiano. Quindi, ce la mettiamo tutti, ce l'avete messa, continuate a fare del vostro meglio, grazie per il vostro impegno, perché non è mai facile trascorrere una domenica piuttosto che andare con la famiglia da qualche parte, non è mai facile stare la sera a fare i direttivi ampi, non è mai facile per nessuno prendere un pezzo del proprio personale individuale e metterlo al servizio di un'idea o di una comunità. Quindi tutte le volte che facciamo questa operazione, quando noi mettiamo un pezzo di noi stessi, del nostro tempo, del nostro affetto, della nostra sensibilità al servizio della comunità, noi facciamo un grandissimo servizio a noi stessi, ci mancherebbe altro, ma al posto dove viviamo, alle relazioni che abbiamo e che siamo riusciti a fare in tanti anni. E quindi continuiamo così. Grazie davvero a tutti. Più brevemente di me, abbiate pazienza. Io chiedo ovviamente ai partecipanti istituzionali di fare un breve saluto prima di lasciare la parola ovviamente alla rappresentante dell'ANPI, Monella Milano. Quindi chi vuole, naturalmente non è obbligatorio per nessuno, ma ecco, qualificatevi e non tutti magari potessi. Grazie Mauro, sono Bianco Bencini, sono a portare il saluto di Monica Marinis di Montassieve. E come Pontassieve siamo qui non soltanto come un comune che tiene a questi temi e che ha voglia di partecipare a questo tipo di iniziative, ma anche come uno dei comuni del Sentiero di Valmore. Siamo il comune della Pievecchia
E questo sentiero prima pensato, poi ideale, poi fisico e da oggi con la consegna di queste chiavi sempre più reale, sempre più vicino al potenziale vissuto vero di persone che andranno a vivere quel luogo, che magari dormiranno tra quelle mura e che potranno, leggendo la mattina al risveglio quei cartelli che sono stati posizionati molto chiari con i fatti storici accaduti in quel luogo, potranno effettivamente arrivare a provare un brivido che altrimenti difficilmente si prova. E oggigiorno soprattutto parlo delle giovani generazioni rispetto a questi fatti terribili che sono avvenuti. Io mi ritengo fortunato ad essere stato fatto tardi dai miei genitori, perché il mio babbo mi ha potuto raccontare di quando è stato sfollato, e è stato il mio babbo a portarmi alla Pieve Vecchia sopra Contassieve quando ero bambino, quando la domenica appunto invece di fare una scappata al mare mi portava a raccontarmi di, dei 14 martiri di Contassieve suicidati su quel muro. Ho avuto fortuna ad avere appunto un babbo che ha vissuto quella storia, perché vedo che tanti miei coetanei non hanno avuto questa fortuna e ne sanno un decimo di me, e questo è il motivo per il quale è più che mai necessario continuare con azioni di questo tipo, perché come diceva il sindaco Pinzani, dove finirà la memoria diretta delle persone arriveranno le istituzioni, e quello sarà un ruolo fondamentale nel tenere vivo tutto questo. Io penso che creare uno spazio di, da questo punto di vista, alloggio e ristoro per le persone che andranno a percorrere il sentiero della memoria sia un tassello fondamentale per passare dall'ideale al pratico e dal pratico per provare quel brivido addosso che si deve provare quando si va a visitare questi luoghi e rendere omaggio ai caduti della nostra terra. Grazie, buon proseguimento anche all'associazione. Buonasera a tutti, io niente, volevo semplicemente portare il saluto di Emiliano Posti di Campi di Senso, sono consigliera al Comune di Campi e hanno detto tutto loro, quindi mi unisco a tutto quello che hanno detto loro. Mi sento onorata di essere qui oggi perché ho avuto modo di sentire le parole di una persona che ha vissuto direttamente fatti come quelli di Berceto. Appunto, io non conoscevo questo pezzo di storia e devo dire che è una grande emozione. Spero che nel mio piccolo di contribuire a sensibilizzare le coscienze affinché tutti possano capire che non è che solo perché non si sono vissuti certi momenti si possano dimenticare, e il futuro non è scontato, e quindi ognuno di noi bisognerebbe mettersi del suo per cercare di contribuire a creare un futuro migliore. Buona serata a tutti. Mauro, come sindaco della Rupina, parteciperò oggi per l'ultima volta come amministratore a questa cerimonia. Io ho cercato sempre, tutti gli anni, di essere, se possibile, presente proprio in prima persona, perché il fatto di aver unito anche fisicamente questi tre luoghi secondo me è stato importantissimo. Quando qualche anno fa abbiamo inaugurato il sentiero della memoria, ecco, per me fu una cosa eccezionale, perché unire anche fisicamente questi tre luoghi dello spirito, perché poi alla fine sono tre luoghi dello spirito, dove si sono commessi dei crimini contro l'umanità, ecco. Questo è importante perché le celebrazioni non devono essere fini a se stesse, limitate al 17 aprile per quanto riguarda Berceto, all'8 giugno per quanto riguarda Pieve Vecchia. Tra l'altro, un appunto, diciamo, di carattere personale: uno dei miei zii si salvò dal rastrellamento i tedeschi lì a Pieve Vecchia, perché aveva 8 anni, perché infilò dentro sotto ai monte di grano nella casa quella più vicina, diciamo, al luogo dell'eccidio poi dei 14 martiri. E poi
24 agosto, quando ormai era stato liberato tutto il nostro territorio, perché se si pensa che Firenze fu liberato l'11 agosto, Pontassieve, Rufine, Peragri, Rufine l'11 settembre, perché Pontassieve e Perago furono liberate il 20 di agosto. Però il l'eccidio di Podernovo e Lagacciolo avvenne quando ormai tutto il territorio era stato quasi completamente liberato. Ecco, è importante invece continuare giorno dopo giorno a impegnarsi, istituzioni, associazioni. Io penso, per esempio, domani abbiamo due classi elementari, verranno a Pelago con un lavoro che hanno fatto con Amnesty International, però insieme a alcuni attivisti di Amnesty International ci sarà anche Natale, benvenuti, che ormai è rimasto l'ultimo, il simbolo, insomma l'ultimo partigiano qui del vivente della nostra zona, che a 94 anni gira ancora per le classi delle elementari, delle medie, di tutti i nostri comuni della zona. Ecco, io penso poi, a parte la celebrazione quella intercomunale del 25 aprile a Pontassieve, penso anche al 2 di maggio, quando partirà la carovana della, insomma, il treno della, più che il treno, insomma, che il treno della memoria è quello di Auschwitz, va bene, di fine gennaio, cioè tutti i nostri ragazzi delle medie o anche delle scuole superiori andranno a fare il giro da Dachau a Mauthausen per finire poi ad Alessiere e San Sabba. Ecco, è importante quindi veramente questo lavoro di coltivare la memoria, perché le cose che sono avvenute non devono assolutamente ritornare, e questo è un compito veramente ci spetta a noi, che abbiamo avuto il privilegio di godere di tutti i valori che ci hanno trasmesso i nostri nonni, i nostri genitori, e che abbiamo il dovere di consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Grazie. Buonasera, sono Domenico Zaccaria, consigliere comunale del comune di Signia. È un doppio privilegio per me essere qui a portare i saluti del sindaco Alberto Cristianini e della giunta tutta, nonché del consiglio comunale. È una doppia soddisfazione, perché come conoscente dei fatti raccontatemi da diretti testimoni che l'hanno vissuta questa strage, componenti della famiglia Evangelisti, ho sempre dato la mia partecipazione affettiva, e quindi essere qui oggi e a dare la partecipazione istituzionale rappresenta per me motivo di grande soddisfazione. Grazie. Buonasera, io porto i saluti a parte della sezione dell'AMPI di Carmignano e di tutti i suoi iscritti, e vi ringrazio per l'invito, ma soprattutto vi ringrazio per quello che state facendo. Per quello che state facendo intendo portare avanti la memoria di quelle persone che hanno subito le peggiori efferatezze da parte del nazifascismo. Così come tanti paesi della nostra Italia hanno subito, e quindi è doveroso da parte di tutti, e mi ricordo in prima persona rivolgendomi alla mia sezione, ma penso non ce ne sia bisogno, a tutte comunque, di portare avanti la memoria per rendere giustizia a quei giusti che stavano dalla parte giusta. E concludo brevemente, visto che siamo prossimi al 25 aprile, chiamando la storia con la S maiuscola. La storia non si riscrive. Quella non fu guerra civile, ma fu guerra di liberazione. E rabbrividisco quando sento dire da persone autorevoli che quel giorno farà altro. E questa è una gara che lascio a fascisti e comunisti. Non funziona così. Quella fu una guerra fatta da persone, partigiani, donne,
persone civili che si batterono e morirono per rendere l'Italia libera e democratica da una dittatura che voleva cedere il nostro paese all'occupazione nazista. Grazie. Ringrazio il Circolo Arci di Pomino per la collaborazione, l'amministrazione comunale, ringrazio le sezioni appunto di Campi e Carmignano e ringrazio anche chi ha portato la bandiera per la prima volta qui da noi della Brigata Senigallia. Ci onora averla stasera, avere la bandiera qui da noi, ti ringrazio. Ringrazio anche Elena, è una giovane ragazza che fa parte di un gruppo di artisti che lavora insieme per un progetto dell'Unione dei Comuni, un gruppo di artisti che lavorano con l'Accademia delle Belle Arti. E lei ha scelto, nonostante sia di origine russa, va bene, ha scelto di fare un lavoro su Berceto. Però purtroppo questo lavoro per oggi non è potuto essere completato e quindi ci sarà un'altra occasione, ma sicuramente ci sarà a breve, perché questo lavoro insomma verrà presentato a maggio in una mostra a Pontassieve e poi naturalmente vedremo come in quale circostanza riutilizzarlo a Rufina, a Pomino, Berceto, insomma in queste circostanze. La ringraziamo ufficialmente perché insomma ha fatto una scelta che a noi sta molto a cuore, quindi grazie. Vorrei un intervento, diciamo, più generale di quello che hanno fatto le istituzioni. Noi ogni anno torniamo a Berceto, è già stato detto, ma bisogna ribadirlo, perché il 17 aprile in questo luogo sono state uccise barbaramente 11 persone, 9 civili e 2 partigiani. Il prezzo più alto è stato pagato, come sappiamo, dalla famiglia Evangelisti, che da quel giorno non ha più vissuto neanche un giorno nella normalità. La morte di Giulia e delle 4 figlie e sorelle, Vera e Luigi, morte così in tenera età, così come gli evincere i soldati, nessuno di loro ha meritato questa sorte. Non avevano nessuna responsabilità, nessuna azione azzardata. Erano contadini che vivevano modestamente del proprio lavoro, erano donne e bambini che avevano una vita intera davanti a sé. Sono morti senza una sola ragione, come avviene ancora oggi in Libia e nei tanti altri luoghi di guerre inutili che nel mondo si alimentano. Sono morte come tante altre famiglie, a Vallucciole, a Castagno, alla Piedecchia, a Sant'Anna di Stazzema e a Mazzabotto. Ieri sera a Scopeti avevamo ospite Ferruccio e Gianluca di Mazzabotto ed è stata una grande emozione ascoltare proprio da Ferruccio i fatti che lui ha vissuto in prima persona. Ferruccio ha 91 anni e mentre vedeva il film e raccontava quello che a lui gli è capitato piangeva ancora e ci diceva che non riesce a non piangere quando racconta la storia della sua famiglia. 18 persone della sua famiglia sono morte nello stesso casolare quel 29 settembre del 44. Queste persone a noi tanto care sono state uccise non una volta, non una sola volta, ma tante volte ancora. Quando a guerra finita, invece di veder condannare i criminali fascisti,
vedevano condannare chi denunciava i criminali. Queste persone sono morte tutte le volte che Lazzaro, come altri familiari, bussava alle tante porte per cercare giustizia, ma questa giustizia non l'ha mai trovata. Noi dobbiamo a Lazzaro e alle persone come lui un riconoscimento morale per la sua tenacia e per il suo insegnamento, per il rispetto verso le istituzioni, che nella sua situazione non è sempre scontata. Crediamo che oltre alle vittime, anche il luogo di Berceto meriti rispetto. Abbiamo ottenuto nel 2016 dalla sovrintendenza il riconoscimento di luogo di interesse storico e culturale. Non volevamo e non vogliamo che questo luogo rimanga un mucchio di macerie, vorremmo che venga sistemato dalla proprietà e messo a disposizione della collettività per creare appunto un punto tappa sul sentiero della memoria, attrezzandolo appunto con oggetti appartenuti alla famiglia Vangelisti e un'informazione dettagliata su ciò che è avvenuto quel 17 aprile del 44. Oggi abbiamo appunto avuto questa sorpresa ed è davvero una, in questa triste situazione, una sorpresa piacevole, perché fa parte appunto del raggiungimento degli obiettivi che insieme all'amministrazione comunale ci siamo dati e tutte e due abbiamo lavorato assiduamente per raggiungere. L'ANPI sarà sempre a vigilare su chiunque pur di vedere realizzato questo obiettivo. L'ANPI è stato più volte detto che è l'erede naturale della Resistenza. Oggi è un'associazione che raccoglie tutti gli antifascisti e combatte ogni giorno per l'applicazione della Costituzione, soprattutto in quella parte che vieta la ricostituzione del partito fascista. È ancora aperta la ferita del perché prefetta e questore di Prato, neanche un mese fa, abbiano autorizzato la manifestazione di Forza Nuova. Alla città di Prato e a tutta la Toscana, ma soprattutto alle leggi Scelba e Mancino, che sono leggi applicative di vari passaggi della nostra Costituzione. La miglior risposta è stata certamente quella della Prato democratica e antifascista, un popolo determinato che si è riversato in piazza, proveniente da tutta la Toscana, con lo stesso spirito dei nostri padri, non rabbia, ma solo certezza nella difesa dei valori fondanti che sono di tutti e per tutti. Bella ciao, intonata tutti insieme, è stata la voce di un vero popolo che si riconosce in valori comuni. Si dirà, ma sono decenni che ci sono i gruppi neofascisti in Italia. Che cosa è cambiato? È vero, sono decenni. E nessuno di noi può dimenticare la sanguinosa stagione delle stragi di Piazza Fontana, Brescia, l'Italicus a Bologna, tutte segnate dal marchio degli assassini neri. Ma oggi c'è una novità. La novità è quella di alcuni ministri di questo governo, che alle volte sembrano le prescimmiette, non vedono, non sentono e non parlano. Ovviamente i gruppi neofascisti si sentono protetti. Ci siamo dimenticati chi ha minimizzato la tentata strage di Macerata da parte di Luca Traini? Ci siamo dimenticati che è stato impedito lo sfratto alla sede illegalmente occupata a Roma da Casa Pound? E ci siamo dimenticati che la parola d'ordine prima agli italiani era una parola d'ordine di Casa Pound? Salvini ha paragonato il 25 aprile, che è la festa più bella d'Italia, a un derby. E questo si commenta da solo, questa affermazione. Si respira quindi un clima quotidiano di sdoganamento del fascismo, dei suoi crimini e dei suoi orrori. Un clima agevolato dalle dichiarazioni di autorevolissimi ministri che dovrebbero garantire la sicurezza e la serenità e di tutti i cittadini e invece fanno ogni giorno esattamente il contrario, seminando odio, rancore e violenza verbale a piene mani. Tanti fatti e azioni di chiaro marchio fascista sono stati denunciati in questi anni, ma non sono stati riconosciuti e condannati come reati di ricostituzione del partito fascista,
ma derubricati a reati e spesso assolti perché il fatto non sussiste. Quindi l'antifascismo è ancora più che mai attuale, non è superato, come qualcuno ci ha detto nel recente passato. Dobbiamo vigilare e agire in tutte le forme democratiche possibili. E tra i diritti costituzionali, uno tra i più importanti, conquistato dai partigiani, è il diritto di voto. Tra poco saremo chiamati a votare per l'Europa, oltre che per i comuni. L'Europa attuale, la nostra patria comune, è sorta dalla più sanguinosa guerra della storia dell'umanità. 80 anni fa pensavamo che il nazifascismo fosse stato sconfitto definitivamente, ma oggi ci rendiamo conto del contrario. Il veleno dei nazionalismi, fascismi, razzismi sta tornando e sta mettendo in discussione diritti e conquiste di libertà che sembravano acquisite per sempre. Questi attacchi colpiscono le donne e tutta la popolazione, ma in particolare le parti più deboli della società. C'è un baratro tra l'Europa e il sud del mondo in cui scompaiono migliaia e migliaia di persone. Quel baratro è il Mediterraneo, che per millenni è stato mare di scambi, di commerci, di relazioni, non solo di conflitti. L'Europa che nel 1989 festeggiava la caduta del muro di Berlino e sognava un mondo senza più barriere è diventata sempre più un'impenetrabile fortezza che ha esternalizzato i propri confini pagando autocrati come il turco Erdogan perché bloccasse il flusso dei migranti e facendo accordi con i capi clan libici che torturano i migranti e che ora accendono la guerra civile in quel che resta della martoriata Libia. Muri, barriere, fili spinati, confini sorvegliati da forze armate sono ferite brucianti in questa Europa, che non è quella che sogniamo e vorremmo continuare a costruire. Un'Europa della cultura, laica, democratica, progressista, meticcia, cosmopolita, aperta alla ricerca, che guarda al futuro. Non è normale il razzismo, dice con parole altrettanto semplici ed efficaci il sindaco di Riace Mimmo Lucano, che la Corte di Cassazione ha riconosciuto innocente, ma l'accanimento purtroppo persiste e mentre il giudice dell'udienza preliminare lo rinvia a giudizio, noi siamo al suo fianco, l'Anti è al suo fianco. Di proliferare di muri visibili e invisibili, ma altrettanto oppressivi come il pregiudizio, il razzismo, la misoginia, quest'anno per il 25 aprile, per festeggiare la liberazione dal nazifascismo, l'Ampi di Rufina, sostenuta dall'amministrazione comunale, ha scelto di colorare i muri. Faremo dei murales con i ragazzi delle scuole medie che da domani dipingeranno i suoi muri della stazione un murales proprio su Berceto e abbiamo scelto come tema il fazzoletto dei partigiani, la medaglia al valore che è stata data al comune per la strage di Berceto e un filo che le nuove generazioni devono tenere sempre legato alla loro mano, oltre che alla loro mente, sulla memoria, sapere e conoscere ciò che è accaduto perché non si ripeta. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i docenti della scuola media di Pontassieve, di Rufina, scusate, lapsus, che hanno accolto il nostro progetto, Un futuro alla memoria, e stanno lavorando e collaborando molto attivamente. E anche il 25 aprile, la festa più bella di tutto l'anno, noi dipingeremo ancora una volta il murales che rappresenta il legame dei valori della resistenza ai temi attuali del lavoro, dei diritti, della salvaguardia dell'ambiente e dell'immigrazione. Lo dipingiamo per la nostra comunità, lo metteremo alla stazione, meta certa di tanti cittadini e sconosciuti, perché questo filo rosso della memoria non si spezzi mai, anzi si rafforzi ancora di più. E vi aspettiamo appunto in tanti a colorare e a partecipare attivamente. Quello che l'Anti vuol far passare anche con questo lavoro è un invito fortissimo a pensare con la propria testa, a guardare lontano per incontrare l'altro senza pregiudizi e andare incontro allo sconosciuto.
Questi sono e saranno per sempre muri che a noi, che piacciono a noi. Viva la Resistenza, viva la libertà. E come scritto nei nostri manifesti del 25 aprile, una frase di Piero Calamandrei, voglio chiudere dicendo che la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare. Un giorno ha detto che a volte le storie che non riusciamo a raccontare sono proprio le nostre, ma se una storia non viene raccontata diventa qualcos'altro, una storia dimenticata. Quando invece una storia viene raccontata non può essere dimenticata e diventa qualcos'altro. Il ricordo di chi eravamo, la speranza di ciò che possiamo diventare. Credo fermamente nella veridicità di questa affermazione. E credo anche che il mio bisnonno, nonostante le difficoltà oggettive legate all'insufficiente istruzione scolastica ed emotive legate all'atroce dolore per la perdita dell'amore della sua vita e delle sue figlie, abbia fatto di tutto per scrivere il libro che più di tutti ha permesso di scoprire la barbarie che si è consumata qui a Belceto, proprio per far sì che la sua storia raccontata potesse diventare qualcos'altro, ossia una testimonianza in grado di fargli trovare, attraverso la giustizia, un po' di pace dopo essere molto dentro. Come ha detto un giorno Jeremy Irons, abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. E sono convinta che se qualcuno dall'assù potesse parlare, ci direbbe che non ha mai smesso di sognare un mondo in cui per una volta non vincono le uniformi e i ruoli sociali più importanti, ma che allo stesso tempo è orgoglioso di tutto quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi, tutti insieme, fianco a fianco, passo dopo passo. Il mondo non rimette a posto niente se non lo facciamo noi, ed è giusto, consapevoli che tutti una volta scomparsi, continuiamo a vivere nel ricordo di chi ci ama, continuare ad alzare gli occhi al cielo, impedendo a chiunque voglia portare il silenzio di averla vinta. La memoria va preservata e difesa con le unghie e con i denti, perché noi siamo il risultato della nostra storia, ma rappresentiamo anche il presente che poi diventerà il futuro, ed abbiamo il dovere morale di insegnare ai nostri ragazzi il significato di parole come dignità e rispetto, e lo dobbiamo prima di tutto a coloro che hanno combattuto e hanno dato la loro vita per noi e per i giusti ideali. Khalil Gibran ha detto che il ricordo è un modo di incontrarsi, e io credo che il nostro pensiero, così come il nostro tempo per attivarlo, siano le cose più belle e preziose che si possono regalare a qualcuno, soprattutto se quel qualcuno non c'è più. Per questo vorrei dedicare un attimo di questo discorso per ricordare, oltre a tutte le vittime dell'eccidio, anche mio zio Morando, scomparso lo scorso agosto. Ciao zio, ti abbracciamo forte. Scusate. A distanza di un altro anno, ancora una volta vorrei allargare le braccia al cielo e allo stesso tempo ringraziare il sindaco Mauro Pinzani, un uomo giusto come pochi. Grazie alla sua giunta comunale e a tutte le autorità. Grazie a Morena Viciani, all'AMPI di Rupina e alle rappresentanze di tutte le associazioni. E ancora un grazie a tutti coloro che fino a quando era ancora viva mia nonna Lina si sono dedicati alla costruzione di quello che ormai è diventato il ricordo di tutti. Giulia Alinari, Anna Vangelisti, Angiolina Vangelisti, Bruna Vangelisti, Isola Vangelisti, Iole, Mauro Chini, Alessandro Evici, Isola Geri, Fabio Soldetti, Yolanda Soldetti, Guglielmo Tesi. Onore ai caduti! Ora è sempre Resistenza! Ora è sempre Resistenza! Ora è sempre Resistenza!
sono consapevole che non è la stessa cosa di essere là, però io credo che il clima è quello giusto, siamo convinti insomma che l'importante è esserci, quindi grazie a tutti, adesso con il Coro 900 ci studiamo per averlo costretto, diciamo un ambiente angusto, ma così è, va bene, grazie a voi. Ci stringiamo a voi.